Non taglierò il video, proverò a ricercare insieme a voi perché è la prima volta che mi imbatto in questo argomento. Ho letto tante cose, ho ascoltato veramente decine e decine e decine e decine di conferenze. Vediamo un po'. Non taglierò nulla. Allora, vaccino AstraZeneca. Vaccino AstraZeneca, AIFA Gov, vediamo che cosa succede. Quindi capiamo che si chiama Vax Zevria. Circolare, circolare, circolare. Vediamo se abbiamo il bugiardino. Copio. Zebrio, Ox Zebrio, EMA, efficacia, quindi diciamo parla del 63% di efficacia, 50% di efficacia per contenere la pandemia, foglio illustrativo. Agenzia Italiana del Farmaco. Proviamo a ingrandire un attimo, questo come si chiude? Non mi ricordo, non mi ricordo. Ecco, togliamo il menu. Cosa deve sapere? Ah, se è allergico al principio attivo, non qualsiasi questo vaccino. Se ha avuto coaguli di sangue. Se è stata diagnosticata precedentemente. Avvertenze e precauzioni. Qui ci sono tutte le avvertenze e le precauzioni, disturbi del sangue, coaguli di sangue, vediamo un poco, bambini e adolescenti, non è raccomandato ai bambini di età inferiore a 18 anni, 18 anni bambini, al momento non sono disponibili sufficienti informazioni sull'uso di AstraZeneca nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni, vabbè. Non si sa praticamente nulla, questo è del 21 luglio 2021. Se è in corso una gravidanza, vabbè, queste sono classiche. Contiene sodio e alcol. Come viene somministrato? Possibili effetti indesiderati. Quindi, come tutti i medicinali, sai, no, fanno l'introduzione. Negli studi clinici la maggior parte degli effetti indesiderati è stata di natura da lieve a moderata, si è risolta entro pochi giorni. Dopo la seconda dose sono stati segnalati meno effetti indesiderati. Possibile che si manifesti più di un effetto indesiderato contemporaneamente, dolori muscolari, mal di testa, brividi e malessere generale. Sono stati segnalati molto raramente coaguli di sangue in combinazione con bassi livelli di piastrine. Sindrome trombotica associata, trombocitopenia. Va bene. Richiedere immediata assistenza medica se entro 3 settimane dalla manifestazione si manifestano questi sintomi. Assistenza urgente. Bene, reazioni allergiche. Respiro affannoso, cambi battito cardiaco. Gonfiori, possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati: mal di testa, brividi, nausea, dolore alle articolazioni, comuni, gonfiore, febbre, vomito e diarrea, bassi livelli di piastrine, dolore alle gambe, sindromi simili influenzali, debolezza fisica, non comuni, sonnolenza, sensazione di vertigini, dolore addominale, ingrossamento dei linfonodi, sudorazione eccessiva, sonnolenza molto rari. Una persona su 10.000, insomma, mica tanto molto raro. Comunque, coaguli di sangue spesso in siti insoliti, cervello, intestino, fegato, milza, associati a bassi livelli di piastrine, non noti, reazioni allergiche, ipersensibilità, segnalazione degli effetti indesiderati. Sistema nazionale di segnalazione riportato nell'allegato 5, che poi andremo a vedere di che si tratta.
Appendix, Diverse Drug Reaction Reporting. Vabbè, questo lo devo vedere con calma. Come conservare contenuto della confezione, descrizione, titolare dell'autorizzazione. È stato aggiornato questo foglio, abbiamo visto anche già l'aggiornamento. Istruzioni, smaltimento e questo è il primo. Ora torniamo qui e vediamo vaccino Moderna. Vaccino Moderna. Piano vaccini. Risultati, vaccino Moderna. Devo cercare il foglietto illustrativo, come lo chiama qui? Variante Delta. Vaccino contro il Covid. Vaccino. Vanitas Open, non ricordo il link sul quale ho cliccato. Risultati combinati. Piano vaccini. AIFA. Queste sono le FAQ. Possibile che non ricordo da dove l'ho scaricato. Questo come lo viene chiamato? Proviamo a vedere, farmaci, agenzia del farmaco, incolla, banca dati, accetta, ho letto, accetta, seleziona la chiave di ricerca, se me la fa selezionare, cerca farmaco, ricerca per farmaco, come si chiama questo farmaco? Vaccino, abbiamo detto, stavo guardando Moderna. Vaccino Moderna. Allora, proviamo a guardare se scrivo Moderna. Nessun risultato trovato. Vediamo, cerca azienda. Moderna. Moderna Biotech. Spikevax. Eccolo qua, si chiama così. Foglio illustrativo. Allora, bla bla bla. Allergie gravi, sistema immunitario molto debole. Ha avuto in precedenza uno svenimento alla febbre alta. Dopo la vaccinazione sono stati segnalati casi molto rari di miocardite, in questo caso quindi infiammazione del cuore, pericardite, infiammazione del rivestimento esterno. Poi vedremo questi molto rari che vuol dire. Verificatisi principalmente nelle 2 settimane successive alla vaccinazione. Dopo la vaccinazione è necessario prestare attenzione. Bambini e adolescenti, altri medicinali, come viene somministrato, possibili effetti indesiderati, come tutti i medicinali, ovviamente no, si rivolga. Dopo, per curiosità, dobbiamo provare a vedere, che ne so, il foglietto che sta sullo stesso sito dell'aspirina, vedere se c'è scritta questa come tutti i medicinali. Si rivolga urgentemente a un medico, sensazione di svenimento, alterazione del battito cardiaco, respiro sibilante, gonfiore della lingua, orticaria, nausea, vomito, dolori di stomaco, quindi effetti indesiderati molto comuni, gonfiore sotto le ascelle, mal di testa, nausea, vomito, dolore ai muscoli, dolore gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione, sensazioni di estrema stanchezza, brividi, febbre, comuni, eruzione cutanea, non comuni, prurito, rari, 1 su 1000, insomma, 1 su 1000, rari, vabbè, paralisi temporanea, gonfiore del viso. Reazioni allergiche, reazioni del sistema immunitario, infiammazione del cuore, infiammazione del rivestimento esterno, qui frequenza non nota, beh, che significa? Se rari sono questi non noti, che significa? Se lo scrivete vuol dire che c'è stata una frequenza, vabbè. Infiammazione del rivestimento esterno del cuore che possono causare respiro corto, palpitazione o dolore toracico. Cosa contiene? Vediamo un po'.
la proteina spike. Vabbè, comunque sia, non sono io un virologo, né tantomeno un medico, né tantomeno un farmacista, però io mi limito a leggere questi foglietti illustrativi. Ora torniamo su Agenzia del Farmaco, vediamo vaccino J&J. Come si chiama? Johnson & Johnson. Vabbè, qua ci sono un po' di notizie che poi andremo a guardare. Devo capire come si chiama Johnson & Johnson. Vediamo un po'. Vabbè, proviamo a fare così. Allora, cerca azienda Johnson & Johnson. Vediamo un po'. Quale sarà delle due? Proviamo questo. Enax. Che cos'è? Arancia granulare. Probabilmente non sarà questo. Io sto guardando per la prima volta. Allora, proviamo a vedere quest'altro. Vabbè, un po' complesso. Vediamo, nome. Vaccino. Johnson & Johnson. Come si chiama? Eccolo qua, Janssen. Addì. Proviamo a vedere se cerchiamo Janssen come nome del farmaco. Eccolo qua, Janssen. Janssen. È lo stesso? Non lo so. Allora, a seguito di una rigorosa valutazione, efficacia, ha raccomandato il rilascio di un'autorizzazione condizionata, vaccino sviluppato dall'azienda farmaceutica Janssen del gruppo Johnson & Johnson. Ah sì, va bene, sarà questo. Sicuramente. Foglio illustrativo. Vediamo un po' cosa dice il foglio illustrativo. Contenuto, vaccino usato per prevenire il Covid. Cosa deve sapere prima di ricevere? Avvertenze, disturbi del sangue. In seguito alla vaccinazione Johnson sono stati osservati molto raramente. Che significa? Raramente molto coaguli di sangue, bassi livelli di piastrine, casi gravi di coaguli di sangue anche in siti insoliti come cervello. Questi casi si sono verificati nelle prime 3 settimane, principalmente in donne sotto i 60 anni. Non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni, non sono attualmente disponibili dati. Gravidanze e allattamento, contiene sodio, contiene etanolo, vabbè, possibili effetti indesiderati. Richiede immediatamente assistenza medica, mal di testa, visione offuscata, cambiamenti dello stato mentale, crisi epilettiche, respiro affannoso, dolore al petto, gonfiore alle gambe, lividi insoliti o macchie rotonde. Richiede assistenza medica urgente, sensazioni di svenimento, alterazioni del battito, respiro affannoso, respiro sibilante, gonfiore, orticaria, nausea, vomito, mal di stomaco. Effetti indesiderati molto comuni, mal di testa, nausea, dolori muscolari, dolori in punto in cui, viene eseguita l'iniezione, estrema stanchezza, rossore, molto comuni, 1 su 10, più di una persona su 10, ah ecco, fino a una persona su 10, rossore, gonfiore, dolori articolari, febbre, tosse, non comuni, 1 su 100, eruzione cutanea, debolezza, dolore alle braccia, debolezza, malessere, starnuto, mal di gola, dolore alla schiena, tremore, sudorazione, rari, 1 su 100, reazione allergica, orticaria, molto rari, 1 su 10.000, coaguli di sangue, cervello, intestino, fegato, basse piastrine, non nota, la frequenza non può essere definita, reazione allergica grave, informi il medico, segnalazione degli effetti indesiderati, questo dopo per curiosità devo vedere di che si tratta. Che cosa dicono? Qualcos'altro? C'è sempre il classico, la classica introduzione.
La classica, vediamo se c'è. Oh, qui non c'è la classica introduzione, come in tutti i farmaci. Strano. Vabbè, quindi abbiamo visto anche questo, i Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, c'era un altro vaccino, Pfizer. Allora, vediamo un po'. Nome, vaccino, Pfizer. Di Pfizer BioNTech, Comirnaty. Vediamo un po'. Cerca farmaco, Comirnaty. Qua BioNTech, vaccini Covid, foglio illustrativo, contenuto, grave reazione allergica, svenuto dopo iniezione, problema di sanguinamento, sistema immunitario indebolito, possibili effetti come tutti i vaccini. Negli altri c'era come tutti i farmaci, se non sbaglio, comunque dopo verificheremo meglio. Effetti indesiderati, molto comune. Dolore, gonfiore, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare, brividi, dolore articolare, diarrea, febbre. Alcuni di questi effetti sono risultati leggermente più frequenti in adolescenti fra i 12 e i 15 anni. Arros molto indesiderati comuni, arrossamento, nausea, vomito. Non comuni fino a 100, ingrossamento dei linfonodi, malessere, dolore al braccio, insonnia, prurito nel sito dell'iniezione, reazioni allergiche, effetti indesiderati rari, una persona su 1000 rari, paresi temporanea del lato del viso, reazioni allergiche, orticaria, gonfiore del viso, non nota, reazione allergica grave. Va bene, va bene. Allora, quest'altro l'abbiamo visto. Per curiosità, cerca farmaco, prova a vedere aspirina. Aspirina, foglio illustrativo, vediamo se c'è come in tutti i farmaci, ma giusto per curiosità, cosa devi sapere? Si rivolga a un medico. Informi il medico, presenta maggior bambini, non deve essere assunto, non assunto, aspirina, gravidanza, come prendere aspirina, ok, in caso di indigestione, vabbè qui parliamo di indigestione. Infatti è molto più dettagliato, ma d'altro canto, come tutti i medicinali, vabbè, quindi insomma è una prassi comune. Ovviamente, come è possibile vedere, un foglio illustrativo dell'aspirina è di 49 pagine, o dei vaccini è di 7-8 pagine. Comunque, torniamo qui, vediamo. Consenso informato. Vaccinazione, testo, vediamo un po'. Modulo consenso informato, Ministero della Salute, si salute.gov.it. Vediamo cosa dice. Ho letto e mi è stata illustrata in una lingua nota, tutto compreso un'informativa redatta dall'Agenzia Italiana del Farmaco del Vaccino. Bisognerebbe capire qual è questa nota. Ho riferito al medico le patologie attuali o pregresse, ho avuto la possibilità di porre domande, ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino, sono stato correttamente informato, ho compreso i benefici e i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, anche le conseguenze di un eventuale rifiuto di una rinuncia al completamento della vaccinazione con seconda dose se prevista. Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il medico, anche in caso di morte, no? Uno deve informare il medico che è morto. Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti. Acconsente e autorizzo la somministrazione data luogo.
professionisti sanitari dell'equipe vaccinale. La presenza del secondo professionista non è indispensabile. Vabbè, quindi diciamo questa qui credo sia una liberatoria, sta sul sito della salute del 28/3/2021, però vediamo, un poco informativa redatta dall'Agenzia Italiana del Farmaco, vediamo di che si tratta. Nota informativa, allegato al modulo di consenso, suppongo che sia questo, allegato al modulo di consenso. Che cos'è il vaccino Covid AstraZeneca? Avvertenze e precauzioni. Seguito alla somministrazione è stata osservata molto raramente una combinazione di coaguli. Diciamo che qui dovrebbero riassumere altri medicinali, gravidanza e allattamento. Qui che cos'è? Il Comitato per la valutazione dei rischi dell'EMA nel 18 marzo ha concluso che i benefici del vaccino nel combattere la minaccia diffusa continuano a superare il rischio. Il vaccino non è associato a un aumento del rischio complessivo degli eventi legati a trombi, coloro che lo ricevono. Staremo a vedere. Durata della protezione. La durata della protezione non è nota. Vabbè. Non è nota. Proviamo a vedere se c'è. Non è, come non è, che cosa abbiamo? Non è associato al momento, non è, la durata della protezione non è nota. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota. Questo l'avevamo già visto. Che pagina si ripete, non essere completamente, perché probabilmente, ecco, qui cambia in base ai vaccini. Diciamo che questo è il BioNTech, perfetto, quindi sempre non è nota, non è nota, non è associato a un aumento di rischio, la durata della protezione non è nota. Qui siamo ritornati ad AstraZeneca. Vabbè, insomma, questo qui è il documento, a quanto pare, allegato, consenso informato. Lo scorriamo. Quindi abbiamo AstraZeneca, Moderna. Suppongo che questo viene illustrato, viene fatto leggere. BioNTech, Johnson & Johnson, mi sembra di non averlo visto. Ora, che cos'altro possiamo cercare? Vediamo. Ah, questo è un altro modulo di consenso. Che cos'è? Confermo che il vaccinato ha espresso il consenso informato alla vaccinazione. Agenzia del Farmaco. Questo è il consenso informato alla vaccinazione. Addirittura è compilabile online. Esprimo consenso all'esecuzione della vaccinazione. Foglio illustrativo. Focetria. Questo sarà un'altra cosa. Vaccino influenzale antipandemico, ma suppongo che questo qui infatti non c'entra con il Covid. Modulo di consenso dopo essere stato adeguatamente in vaccinazioni anti-Covid. Nuovo modulo di consenso. Modulo per il consenso informato, allegato al modulo. Domande più frequenti. Ah, interessante. Quanto sono efficaci i vaccini? L'efficacia complessiva è superiore al 70% nel prevenire infezioni. Superiore all'88 con ciclo completo. Vediamo un po'. Task force del Dipartimento di Malattie. Wow, vediamo un po' che cos'è. Epidemia. Aggiornamento nazionale 14 luglio. È prodotto dall'Istituto Superiore di Sorte dei Dati della Sorveglianza Integrata nei casi di infezione riportati sul territorio nazionale. Vediamo un poco di
che si tratta. Ah, evidentemente questa sarà una relazione, la relazione. Certo. Sono stati identificati nei soggetti non completamente, cioè che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Casi segnalati. Va bene, questo è interessante, quindi devo ricordarmi il link. Vaccini sono sicuri. Farmacovigilanza, vediamo un po' la farmacovigilanza. Questa pagina si forniscono informazioni sulle attività di farmacovigilanza con cadenza mensile. Valori di riferimento, valori attesi che agevolano il giudizio della sicurezza sui vaccini. Rendono inoltre disponibili una serie di grafici interattivi. Ci sono i grafici interattivi, questa è un'altra pagina interessante. La prima volta che mi imbatto in questa ricerca, adesso la sto facendo veloce. Persone che hanno già avuto il Covid, quanto tempo deve passare? Gli studi hanno dimostrato un'efficacia molto elevata dopo una settimana, dopo 2 settimane. Gli studi a 15 giorni, questo quindi BioNTech e Moderna. Evidenziato ogni giorno dopo la prima dose del vaccino, per quanto riguarda l'intervallo della prima immagine Comitato di Moderna, la circolare, sono stati trasmessi rispettivamente il parere tecnico, la somministrazione della seconda dose nella sesta settimana. Va bene, 2 dosi. Sintomi che fanno pensare possibilità che si verifichino prese di trombosi dopo la somministrazione di molto bassa, ma i vaccinati devono essere comunque consapevoli dei sintomi in modo da poter ricorrere a un trattamento medico tempestivo per favorire la ripresa. Si consiglia pertanto di consultare immediatamente un medico che si manifesta con qualsiasi dei seguenti sintomi, chi controlla le reazioni avverse, a chi bisogna comunicarle all'AIFA. Oltre all'attività di farmacovigilanza, con cadenza mensile sono pubblicati report sui risultati, segnalazioni, reazioni avverse. Vediamo un poco. AIFA. Sono disponibili tutte le informazioni per effettuare una segnalazione di sospetta reazione avversa. Come segnalare? Possibile effettuare una segnalazione di sospetta reazione avversa nelle seguenti modalità: compilando la scheda di segnalazione o direttamente online. Sarà cura del responsabile procedere alla registrazione e validazione delle segnalazioni. È una banca dati europea ADR, gestita dall'Agenzia Europea. In alternativa alle segnalazioni sospette, potrà essere comunicata al titolare dell'autorizzazione. Dov'è il link per vedere quali sono le reazioni avverse? Moduli di segnalazione, normativa, rete nazionale, Vigilfarmaco, Eudravigilance, Epicentro, sito del Ministero, video della campagna di sensibilizzazione. Vabbè, proviamo a vedere che cos'è questa ADR più EMA. Allora, vediamo ADR più EMA. Banca dati europea. ADR Report. Cerca una segnalazione. Cerca qui per le segnalazioni di sospette reazioni avverse. Vediamo. Accetta segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci per prodotto. Proviamo a vedere per prodotto. Boh, proviamo a vedere alla C. Strano, non c'è. Come si chiamava? Vaccinazioni anti-Covid. Comitario. Proviamo a vedere se c'è.
Confirmati. Non c'è, non lo so, ripeto, forse vi annoierete, ma è la prima volta che io faccio una ricerca del genere, molto veloce. Però su internet, se ci si riesce a orientare bene nei siti ufficiali, eccolo qua, COVID, quindi l'ho dovuto trovare, vediamo un poco, quindi sul sito della banca dati, sospette reazioni avverse ai farmaci per sostanza. Vabbè, mi sembra strano, comunque sia, per sostanza COVID, mRNA, vaccine moderne, vaccine Pfizer, vaccine AstraZeneca e vaccine Janssen. Allora, vediamo un po', siamo nella prima pagina, traduci in italiano. Numero di casi individuali identificativi, Eudravigilance, mRNA, vaccine Moderna, fino al 24 di luglio 2021. Non specificati, come funziona? Vediamo un po', qui ci sono le fasce di età, qui ci sono i casi, gli effetti indesiderati, 80.000. Numero di casi individuali per sesso, beh, ovviamente il totale è lo stesso, non specificato. Ah, sono omofobi questi. Per area geografica, quindi sì, sono, diciamo, aggiornati al 24 luglio, sono 80.428 casi di effetti indesiderati. Ora, posso riuscire a capire che tipo di effetti indesiderati sono? Se io clicco qui, succede qualcosa? No. Se io clicco qui, che succede? Non succede niente. Per l'interpretazione dei risultati, fare riferimento alle considerazioni chiave su adrreports.eu. Però io devo riuscire a capire di che casi si tratta. Ecco, numero di casi per gruppi di reazione. Vediamo un poco di che si tratta. Ah, ecco, questi sono i casi e queste sono le reazioni. Si riesce a tradurre in italiano? No, non riesco perché questa è un'immagine. Comunque sia, vediamo un poco. Sono tutti vari casi. Tra i 18 e i 64 anni, 41.000 casi di disordine generale, mistress set condition. Allora, disordine al sistema immunitario, infezioni, investigazioni disordine del metabolismo, neoplasmi, problemi del sistema nervoso. Vabbè, quindi questi sono tutti i casi, che sono, insomma, 80 per sesso, per gruppo di report, per origine geografica. Elenco delle linee, che cos'è? Ah, qui si mette la serietà. Ah, ecco, qui si può fare una ricerca. Vabbè, qua le mettiamo tutte quante. Report group. Li mettiamo tutti quanti. Sesso, li mettiamo maschio, femmine, non specificati. Età, li mettiamo tutti quanti. Reazioni. Ah, queste sono le reazioni. Infezioni, investigazioni, metabolismo. Questo che cosa fa? No.
run listing report. Evidentemente questo genera un PDF, qualcosa, un XLS. Vediamo che cosa succede. Sta caricando la pagina. Ah, infatti, searching to channel, click here, la rotellina continua a girare. Se clicco qui, return, vabbè, non riesco a capire. Comunque sia, volevo ritornare qui, ma per esempio se io vado numero di casi nei mesi, quindi diciamo questi sono i casi, layout vigilance, allora in, vediamo che cosa dice, traduci in italiano, il paese non viene visualizzato se il numero di casi è inferiore o uguale a 3 per quel paese. Oh, perbacco, una brutta sorpresa. Quindi in Italia abbiamo 54.557 casi per Tozinameran. Ma io sto solo consultando i dati senza alcuna pretesa, come vedete sono ignorante. Benissimo. Quindi queste sono tutti i vari effetti collaterali per serietà. Bel report group, questo che cos'è? Vabbè, qui vedi, evidentemente si può selezionare con un flag. Comunque, diciamo, non è fatto benissimo, però insomma i dati, quantomeno per le segnalazioni. Vediamo per esempio se io metto così uno a caso, disordine degli occhi, giusto per, che succede? Tanto per insieme consultare questi dati per cercare di capire come funziona tutto il sistema. Io poi ricordo che avevo visto un video su internet in cui veniva sbugiardato un nostro dipendente, un lavoratore della RAI che si chiama Bruno Vespa, a cui paghiamo lo stipendio. E dopo lo guarderemo insieme. Vabbè, qui ci sta mettendo un po' troppo tempo. Comunque sì, abbiamo capito il metodo. Gruppi di reazione, reazioni sospette segnalate. Anemia. Disturbi endocrini, disturbi agli occhi, disturbi del sistema immunitario. Interessante, ha fatto molto bene. Beh, comunque graficamente così anche un po' lento, a me non piace, però. Quindi diciamo noi stiamo guardando adesso Tozinameran. Vediamo Moderna che cosa ci dice. Ah, ci sarà poi anche un sito americano sicuramente. Ah, il totale è 80.428. Anche questo mi sembra strano. Ah no, ammazza. Qui è 331.000 per Tozinameran, mentre per AstraZeneca. Ah, li avevo già aperti. Beh, la stanchezza. Quindi per Moderna è 80.428. Gli effetti indesiderati, diciamo, denunciati fino ad ora. Per Tozinameran o Tozinameran è 331.000. 337.000 per AstraZeneca. E 18.744 per Johnson & Johnson.
Ora io ricordo vagamente di aver visto su YouTube, vediamo un po' se esistono, ce lo fa trovare. Vediamo YouTube. Il gigante gentile, Andre the Giant. Allora, Massimo Mazzucco, Bruno Vespa. Ricordo, questo video mi aveva particolarmente colpito. Massimo Mazzucco, bugie clamorose raccontate da Bruno Vespa. Però non capisco come mai non... Massimo Mazzucco dovrebbe avere un suo canale che si chiama Contro TV, che io alla sera ogni tanto lo guardo. Franco Fracassi, Donald Rumsfeld. E non c'è il video di Bruno Vespa? No. Probabilmente perché gli avevano chiuso il canale o gli avevano bloccato l'upload. Vabbè, vediamo un po' che cosa dice qui. Proviamo a vedere qui. La scorsa settimana ha fatto il giro della rete uno spezzone di Porta a Porta nel quale Gianni Rivera, ospite di Bruno Vespa, dice candidamente che lui a vaccinarsi non ci pensa nemmeno. Questo ha causato lo scompiglio durante la trasmissione e il siparietto è stato molto divertente, ma c'è anche un aspetto più grave della faccenda, perché nel frattempo nel suo goffo tentativo di convincere Rivera, Bruno Vespa ha detto una bugia clamorosa. Ascoltiamo la clip. Allora, prima di passare ad altri temi, voi come state messi con i vaccini? Tu sei vaccinato? No. Ci penso Perché? proprio. Non ci Ci pensi penso proprio? proprio. E perché? Perché ho delle notizie negative. Hai delle notizie negative? Qualcosa già si sente e qualcosa si sa, si viene a sapere. Ma tu Poi ci sono hai alcuni sentito? virologi che non, dicono proprio di evitare, quindi Oh signore, io ci adesso. rimango così male, Anch'io, io ci Bruno. rimango così Devo male. dire. Quando, Io ho ma io fatto ci il rimango. tampone stamattina e è risultato negativo. Sì, ma non ti sentiresti più tranquillo da Io vaccinato? sono tranquillissimo. Però se sono l'unico, quello a parte sfortunata di chi viene vaccinato e che muore, mi dà Ma no. fastidio. Ma no, ma la tua età non muore, non è morto nessuno, dai. Trovamene Scusa, uno non. morto, ma non sono morto, ricoverato È in la ospedale. Cioè, ne devi percentuale trovare uno. No, bassissima. non La c'è. percentuale è bassa, Professore, è ma vero se che io non c'è. faccio parte della No, i percentuale. dati non. No, Non c'è. se io faccio parte della percentuale bassissima, mi dispiacerebbe. No, non esiste, Gianni. Non C'è, esiste un 60. Ma com'è che c'è? Che l'abbiamo nascosto, scusa. No, Ce non l'abbiamo abbiamo sotto il nascosto tavolo. Non niente. l'abbiamo Prego. segretato, eh? Non Non l'abbiamo no, segretato. no, Non io. c'è una sola persona sopra i 60 anni che abbia avuto un problema. Non c'è una sola persona sopra i 60 anni che abbia avuto un problema, ha detto Vespa. Questa è una falsità colossale. Basta aprire ogni tanto un giornale per rendersi conto della bugia clamorosa che ha raccontato Vespa. Muore Vigile Urbano di 62 anni, poche ore prima era stato vaccinato con una dose di Pfizer. Savona, morto a 75 anni dopo vaccino Pfizer. Empoli, sessantenne si vaccina e 6 ore dopo muore. Pfizer, anziana, muore 3 ore dopo il vaccino. Modena, muore dopo aver fatto il vaccino. Addio al mio adorato zio Mario. Aveva 80 anni. 81enne di Senigallia si vaccina con Pfizer e muore di trombosi dopo 12 ore. Colle Passo, donna morta a 77 anni. Aveva fatto vaccino 2 giorni prima. Aostano, 72enne, muore 24 ore dopo essere stato vaccinato. Di articoli del genere ce ne sono a dozzine, potremmo andare avanti per un'ora. Ma ovviamente qualcuno potrà dire: sì, ma questi sono casi singoli, vanno analizzati uno per uno, non è detto che sia per forza il vaccino, eccetera, eccetera. Le solite arrampicate sui vetri. Però
di quelli che vogliono difendere i vaccini a tutti i costi. E allora lasciamo stare i casi singoli e andiamo a vedere le statistiche, perché sui grandi numeri la verità è molto più evidente. Questo è il VAERS, il database americano delle segnalazioni di reazioni avverse al vaccino, dove si possono fare le ricerche secondo la marca del vaccino. Questo è il Johnson & Johnson. Ci sono stati 400 casi di morte segnalati dopo la vaccinazione, dei quali 165 nella fascia dai 65 anni in su. Torniamo al vaccino, dove si possono fare le ricerche uno per uno, vediamo. Non è detto che sia per forza il vaccino, eccetera, eccetera. Le solite arrampicate sui vetri di quelli che vogliono difendere i vaccini a tutti i costi. E allora lasciamo stare i casi singoli e andiamo a vedere le statistiche, perché sui grandi numeri la verità è molto più evidente. Questo è il VAERS. Allora, per curiosità controlliamo, quindi VAERS Database. Qui evidentemente c'è una ricerca da fare, questo è aggiornato al 4 di giugno. Ecco, qui fa vedere i vaccini, vediamo. VAERS Database. VAERS, eccolo qui, database. Allora, chissà Mazzucco dove è andato a vedere, tanto per curiosità, lui va qui, database, proviamo a vedere, quindi probabile set di dati, VAERS. Risorse, sicuramente in risorse per gli operatori sanitari, aggiornamenti, materiali, strumenti di apprendimento. Allora, vediamo un poco, segniamo un evento avverso, guida sulla segnalazione, lista di controllo completa. Ma questo non riesco a capire come si fa. Il sito è lo stesso, mi sembra un po' diverso. Med Alert Home. Vediamo, torniamo indietro. Allora. Questo è un altro roba, non lo so, devo riuscire a capire come ha fatto ad arrivare fin qui. Noi siamo al Vaccine Information Center. Information Center. VAERS. Andiamo sempre qui, proviamo i report. Tavola dei risultati, ma dov'è il database? Report online. Ah, qui probabilmente si fa la segnalazione. Vabbè, quindi questa è la fase di immissione dati. Esci. Io suppongo che bisogna andare sui dati, guida per interpretare i dati, i disclaimer. Ah, ecco, i dati sono disponibili seguendo due vie. Tool. Ah, ok. O in download. Proviamo a vedere qui, io ho letto il disclaimer. Eccolo qui. Click the agree button. Ah beh, va bene. I agree. Allora, vediamo un poco.
Quindi le fasce di età, i sintomi. Ah bene, ah beh, ci siamo. Un po' simile. I vaccini. Ecco qua. Il produttore dei vaccini. Pfizer BioNTech, proviamo a vedere. Whole dose. Select location. Oh, vediamo. Processing request. Ah, questi sono gli eventi riportati. È una ricerca bello, ammazza. Fatto molto completo. Questi sono tutti i casi. Vediamo. Purtroppo il video durerà molto, però sinceramente è la prima volta che mi imbatto in questo tipo di ricerche, però tanto anche per far capire il metodo. Su siti ufficiali, un collegamento chiama l'altro. Teat. Oh, ammazza. 1908 decessi. Caspita. Sì. Quindi 1908 persone abbiamo capito che sono morte. Il dato è aggiornato ad oggi, suppongo. Allora. Allora, adesso torniamo indietro. Avevamo controllato, allora, vediamo, dovrebbe essere selezionato Pfizer BioNTech. Oh, partiamo dall'alto, vediamo se c'è. Sì, ma a quale vaccino si riferisce? Suppongo che sia l'unico vaccino disponibile. Vabbè, partiamo dall'alto con calma. Allora, qui noi abbiamo un modulo di richiesta. Allora, se noi andiamo direttamente sui report. Ah, ecco qui. Ci sono gli ID dei report, nel caso in cui noi abbiamo già generato i report. Allora. Tipo di vaccino. Questi sono gli operatori logici, come organizzare le tabelle. I dati sono aggiornati al 16 di luglio, eccoli qua. Eventi avversi per descrizione. E questo è un primo modulo di ricerca, eccolo qui. Questo è un secondo modulo di ricerca, bene, ben fatto. Posso tradurre così mi è più semplificata. Clic sul collegamento, opzioni avanzate, sfoglia e cerca per trovare elementi nello strumento di ricerca sintomi. Quindi evidenzia gli elementi da utilizzare per questa ricerca. Sono tutti gli elementi. Ricerca, vediamo un po'. Va bene, qui si può inserire, diciamo, la parola. Ora, per brand. Allora, Covid vaccino. Allora, cerchiamo qui Covid-19 vaccino. Senti, vediamo che succede. Tu devi selezionare l'ID virus nell'elenco del gruppo risultati. Quando si richiede una delle misure opzionali, non è consentito selezionare indici come ABC bla 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 bla. Va bene. Berna BioNTech, Biotech. Andiamo. Evidentemente ho selezionato qualcosa che mi crea questo problema.
coronavirus. Sì, vabbè, ma ci devo riuscire. Andiamo indietro, ripartiamo. Cosa avevo fatto all'inizio quando ero riuscito a ottenere? Se vado sul report detail, qui ci sono i report. Request for. Non lascio niente. Se io vado qui, ricarico da zero la pagina. Data collection, va bene. Search. All location send. Cioè, qui lui mi dice, vediamo un po'. È necessario selezionare l'ID virus. Nell'elenco raggruppa risultati per quando si richiede una delle misure opzionali. Non è consentito selezionare indici come A, B, C, eccetera dall'elenco dei sintomi. Allora, io qui tolgo tutto. Qui metto tutti i sintomi. Ok, andiamo a vedere se clicco qua. No, evidentemente non c'è qualcosa che non capisco. Eppure la prima ricerca mi era andata a buon fine. Ora se io faccio F12, si riesce a ricaricare, svuota la cache e ricarica manualmente. Vediamo un po'. Effettua tutte le selezioni e quindi fai clic una volta su qualsiasi pulsante invia. Allora, vaccino. Raggruppa risultati per vaccino. E descrizione dell'evento avverso. Tu devi selezionare virus ID. Che cos'è questo virus ID? Forse sta qui. Sinceramente non riesco a capire. E non so neanche che cosa ho combinato. Allora. So solo che io sono qui. Ora voglio ripartire da una pagina in incognita. Una nuova. Come se non ci fossi mai stato su quel sito. Proviamo a vedere se scarico i dati. Zip file. Uno di tutti gli anni. Virus data. Virus vaccine. Quindi da qui si scaricano i CSV per Excel, mentre se io voglio consultarlo online cerco di nuovo da qui. Ripetiamo la procedura, I agree, virus data search, Verna Biotech. Ok, quindi sbagliavo io. Quindi Biotech, vediamo un po'. Un decesso, beh, grazie a Dio. Molto bene. Almeno se ho capito bene come funziona la ricerca. Apriamone un'altra. Vediamo Janssen. Devo fare qui o qui? Non lo so.
non ricordo. Questo è Janssen. Allora, questo qui abbiamo visto che era il BioNTech, se non sbaglio. Questo è Janssen. Beh, insomma, di casi ce ne sono tanti, però abbiamo solo quelli più gravi, i casi di morte. 395. Ma io, se sto capendo come funziona, comunque dopo andremo da Mazzucco a vedere che dice, che sicuramente lui è competente. Janssen, Merck, proviamo a vedere Moderna che succede. C'è un totale in alto, qualche cosa? Traduci in italiano. Viene aggiornato tutti i venerdì. Possono cambiare. Questi risultati sono per 189.501 eventi totali. Le righe con 0 eventi segnalati sono nascoste. Vabbè. Torniamo in inglese. Vediamo la D. Mazza. Cos'è questo 826? Cerebrovascular accident. Allora, Deat, quanti casi sono? 282, se ho letto bene, no. Sarebbe questo. Andiamo per bene, perché non riesco a vedere con precisione. 2187. Caspita. Questo 2187, quindi abbiamo 395. Quindi abbiamo uno. Rimaneva solo un'azienda, madonna, che adesso non ricordo qual era. Allora, BioNTech l'abbiamo fatto, poi Janssen l'abbiamo fatto, Moderna l'abbiamo fatto, Pfizer BioNTech, eccolo qua. L'altro cos'era prima? Era Berna BioNTech, ma forse questo non c'entra. Proviamo a vedere Pfizer BioNTech, perché questo dovrebbe essere. Infatti, ammazza, comunque 2200 circa. 390, insomma, siamo già a 3000. Me ne porta uno, ma secondo me ho sbagliato io vaccino. Andiamo qui, anche perché mi sembra strano. O meglio, sierogenico sperimentale. Vediamo un po', 1908, caspita, c'è qualcos'altro che mi viene in mente, non lo so, sicuramente c'è qualche metodo più semplice per fare ricerche, però io non l'ho mai fatto qui. Moderna,
Pfizer-BioNTech, non ne vedo più. AstraZeneca non c'è, forse non è commercializzato lì, probabilmente, chi lo sa. Vabbè, vediamo che cosa diceva Mazzucco. Questo, torniamo su quest'altra finestra. Il database americano delle segnalazioni di reazioni avverse al vaccino, dove si possono fare le ricerche secondo la marca del vaccino. Questo è il Johnson & Johnson. Ci sono stati 400 casi di morte segnalati dopo la vaccinazione, dei quali 165 nella fascia dai 65 anni in su. Questo è Moderna, 2241 casi di morte complessivi, di cui 1768 nella fascia dai 65 in su. E questo è Pfizer, con 3225 casi di morte segnalati, di cui 1701 dai 65 anni in su. 3225 Pfizer, proviamo a vedere nella ricerca. 187, 395. Evidentemente qualche dato io non l'ho trovato. Ora, se io qui faccio ne apro un altro, ci devo riuscire in qualche maniera, perché insomma, tanto per una soddisfazione personale di fare una verifica come si deve. Allora, death 11, quindi morte. Questi dati li lasciamo tutti con un più vasto raggio di ricerca. All day, 11. Allora, vediamo se qui riusciamo ad avere Covid-19. Se io faccio così, che fa? Open. Ecco, me li mette tutti quanti. Se io faccio così, che succede? Ok, qui mi fa le ricerche per Covid, vaccini Covid-19. Dovrebbe teoricamente esserci un totale. Infatti 4.430 aggiornato al 16 luglio sono i morti negli Stati Uniti per vaccini da Covid, quantomeno quelli segnalati che hanno denunciato la cosa, per un totale di 9.000. Non mi interessa quel totale, mi vedo anche altre cose. Ora, se ho capito bene, ci siamo arrivati finalmente. Questi siti sono sempre un poco contorti, però open, okay, bene, lui mi apre. Allora, Jensen, quindi proviamo a vedere per Jensen, c'è una data, qualcosa? No, vabbè, sappiamo che questo vaccino Covid Jensen c'è da adesso, quindi vediamo cosa mi esce. Quindi questo è un dato. Probabilmente anche la ricerca precedente era fatta bene, però questa qui è sicuramente molto meglio, molto migliore. Oh, Jensen, abbiamo 395 morti. Sì, vabbè, sono quelli totali. Sono quelli. Per scrupolo rifacciamo anche per gli altri. Quindi Mazzucco aveva ragione, Bruno Vespa, il nostro stipendiato, aveva torto. Non solo, ha anche ridicolizzato il suo ospite con quelle facce. Che vergogna.
Non si vergogna, mamma mia. Allora, vediamo un po', andiamo avanti con lo scroll. Oh. 2187. Ah, oh, sono questi, eh. Caspita. Terribile. Povere persone. E questi sono quelli segnalati, eh. Chi è che si prende la briga in questi casi di compilare tutte le carte, di fare la segnalazione? Quindi Jensen abbiamo detto 395. Poi quest'altro è Moderna 2187. Pfizer. Allora, qui ho aperto troppo. Pfizer, vediamo Pfizer. Pesante questa ricerca. Ecco qui. Proviamo a scendere in maniera un poco più rapida. Mazza, qui c'è l'impossibile. Death, death. 1908, poverini. E ci rimane l'ultimo. Qui siamo solo negli Stati Uniti, eh. È solo chi ha segnalato, quindi si è preso la briga, o la vittima, i parenti della vittima, o il medico, insomma, di fare questa segnalazione, che non è affatto obbligatorio. Qui abbiamo uno sconosciuto. Vediamo un po'. Non si capisce che marca è, comunque sia, si tratta sempre di vaccini anti-Covid. ...19 casi. Vabbè. Possiamo archiviare il virus. È tutto chiaro. Funziona. Perfetto. Vediamo. Torniamo a Mazzucco. Ora, è vero che non tutti i casi di morte segnalata debbano essere stati necessariamente una conseguenza diretta del vaccino. Ci possono anche essere degli errori. Ma è anche vero che statisticamente viene fatta una segnalazione ogni 100 casi circa. Quindi teniamo pure queste come cifre minime, che siamo tranquilli che sono comunque cifre reali. Quasi 4.000 persone sono morte negli Stati Uniti dopo aver fatto il vaccino nella fascia dei 65 anni in su. Confermo. Vediamo adesso l'Europa. Questo è l'EUDRA, il database delle segnalazioni europeo, che funziona più o meno come quello americano. Sì, che stiamo vedendo. Per AstraZeneca abbiamo più di 39.000 segnalazioni di reazioni avverse nella fascia dei 65 anni in su. Questa cifra ovviamente comprende anche i casi meno gravi. Di queste 39.000 persone però, 319 sono morte dopo la vaccinazione. Come fa a capirlo? Basta cliccare. Allora, proviamo a vedere. Banca dati. Banca dati. Lui sta parlando di AstraZeneca. Allora, vediamo. Queste qui noi le possiamo chiudere tutte quante, via, 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 tutte queste nostre pagine di ricerca. Allora, proviamo a vedere Mazzucco come fa ad arrivare a quel dato. AstraZeneca, Oracle. Quindi, lui è qui. La tabella è per età, eccola qui. Questa è la tabella. Benissimo. Ora lui come fa a passare da questa tabella? Nella fascia dei 65 anni in su. Questa cifra ovviamente comprende anche i casi meno gravi. Di queste 39.000 persone però, 319 sono morte dopo la vaccinazione. Basta cliccare il comando in basso e si apre. Run Line Listening Report. Vediamo un poco.
Dove? Qui no. Qui no. Qui no. Qui no. O che avranno cambiato qualcosa? Perché io qui non vedo death. Please wait. A me non search death. No. Se vado in line listening. Ah sì. Probabilmente qui sì. Lui mette. Ah, ecco. Suspected reaction. Vediamo un poco. Riesco a cercare qui death. Come faccio? Devo andare a provare in ordine alfabetico. Vediamo. È un poco nascosto. Però, sinceramente, more search. Ok, allora. Proviamo così. Lui qui. More. Ah, ecco. More. Queste sono tutte le reazioni avverse di AstraZeneca. Andiamo avanti. Giustamente questo si collega a un database. Capisco la lentezza, che anzi è fin troppo veloce. Cosa usano? Ci dobbiamo riuscire. Almeno uno dobbiamo riuscire a farlo. È giusto approfondire, andare sempre a controllare, a prescindere. Ci sono persone che sono molto rigorose nelle loro ricerche, io credo che sia Mazzucco. Però controllare. Diciamo ok, gateway date 2021, run listening, quindi qui si apre un foglio con tutte le segnalazioni, siano esse spontanee, questo è il codice di segnalazione, la data, benissimo, qui ci sono tutte le varie pagine. Ah, ecco, arriviamo alla 500 e non abbiamo un totale qui. Non c'è. Proviamo a vedere. Hand. Sono 587 i casi. Vediamo lui che dice Apre il foglio Excel con tutti i casi uno per uno. se. Ah, Se andate in benissimo. fondo, dopo l'ultimo caso, trovate il totale, Ah, ecco, sì, 319. c'eravamo lì. Questo è Moderna, oltre 14.000. Quindi, allora, sarebbe moderna, 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 vediamo un po'. Io avevo un dubbio. La mamma. Poi mamma. 1500, 1742. Mazza. Cos'è questo? Se clicco qui, che succede? Ah, qui si entra. Ho capito. Si fa il login. Molto interessanti queste tabelle. Death, 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 morto, 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 morto. Ammazza. Sono migliaia. Vabbè. La casi di reazioni avverse, di cui 1.103 sono morti. Questo è il Johnson & Johnson. 858 casi oltre i 65 anni, di cui 40 sono morti. E infine il Pfizer, Tocilizumab è il nome tecnico, con quasi 50.000 segnalazioni di reazioni avverse nella fascia oltre i 65, dei quali 822 sono morti.
Quindi mal contati, e ripeto molto mal contati, abbiamo almeno 7.000 casi segnalati solo fra Europa e Stati Uniti di persone oltre i 65 anni che sono morte in seguito alla vaccinazione. E poi ci sono naturalmente tutti i casi che non vengono segnalati, poi perché il medico curante si dimentica di fare la segnalazione e non sapete quanto spesso accada, poi perché le famiglie distrutte dal dolore hanno ben altro a cui pensare che mettersi lì a compilare i modulini del VAERS o dell'EUDRA. Quindi questi sono i dati del mondo reale, non quelli del mondo delle favole che ci racconta la televisione. Ha perfettamente ragione Gianni Rivera quando dice che non vuole rischiare, e se non vuole rischiare nessuno può obbligarlo. Ed è inaccettabile che un conduttore di un noto programma televisivo che va in onda sulla rete 1 della TV di Stato si permetta di dire al pubblico che non c'è una sola persona sopra i 60 anni che abbia avuto un problema. È vergognoso. Noi non possiamo accettarlo. Invito tutti quelli che sono d'accordo con me a scrivere una mail di protesta alla redazione di Porta a Porta, chiedendo che venga fatta al più presto una correzione sulla bugia raccontata da Bruno Vespa. Non si può disinformare la gente in questo modo, specialmente quando ci si vuole ammantare dell'abito dei puri, di quelli che combattono le fake news. Fino a prova contraria, le fake news le raccontate voi, ingannando grossolanamente la gente, invece di raccontarle la verità. Questo non può avvenire sulla televisione pubblica. Vabbè, comunque sì, ringrazio Mazzucco come sempre. C'era anche un altro suo video che avevo visto, era arrivato un milione di visualizzazioni. Però adesso non voglio divagare. La nuova Covid, le cure proibite, ma poi mi sa che l'hanno rimosso. Pertinenza. Ma pazzesco. Non lo vedo più, ma è strano però. Deve esserci. Il documentario complottista, vabbè, bla bla bla, complottista, dati alla mano, complottista. Comunque sia, non lo trovo più. C'era anche un altro sito che avevo visto interessante. Nessuna correlazione. Nessunacorrelazione.com, sarà questo? Ebay, come salvarsi dalla propaganda? No. Non era questo il sito, devo ricordarmi. L'avevo letto. No, è esclusa correlazione. Molto interessante come sito, vediamo. Esclusa correlazione. Esclusacorrelazione.it, eccole qua. Questo sito fa vedere il totale degli eventi avversi col totale dei morti nell'Unione Europea. E riporta tutte le immagini degli articoli. Ah, c'è anche un archivio, ammazza, benissimo. Ecco i veri bufalari. Vabbè, non voglio entrare nel merito, poi alla fine qui ci sono tutti gli articoli. Eccoli qua, visualizzo tutti gli articoli di giornale che hanno archiviato giorno per giorno. Che so, un a caso, questo che cos'è? Ah beh, ci sono proprio le immagini su Mega salvate, benissimo. Se vado qui, collegano gli articoli. Beh, insomma, un sito interessante, quindi vabbè. Tanto per essere informati, giustamente
noi non siamo stupidi, però. Qui. Quindi sì, verosimilmente in ordine di data. Va bene, va bene. Vabbè, spero che questo video venga tagliato da chi lo deve montare, esclusa correlazione. Abbiamo visto anche il video di Mazzucco. Arrivederci. Buonasera a tutti.